Ciao a tutti ragazzi, qui è il Casti e ben ritrovati signori in questo nuovo video sul canale dei principali. Ragazzi, ci eravamo lasciati nel primo episodio di MotoGP con la vittoria a Termas de Rio Hondo. Ok ragazzi, quindi ci sarà l'americana in Misano, ok, eccolo qua, Misano flat ovale. Ci vediamo sempre la stessa moto. Ok, difficoltà difficile ragazzi, facciamo una cosa. Da ora lo mettiamo in realistica, così già aumentiamo le cose, le mettiamo belle polpose. Ok, ecco qua signori, principalmente noi partiamo ultimi perché noi siamo gli stronzi. Via signori, si parte subito signori, proviamo a incunearci tra tutto e tra tutti. Ecco qua signori, spingiamoci, abbiamo un passo più veloce, i giri saranno sicuramente molto corti. Attenzione, subito. Siamo in sesta posizione, secondo giro, signori, durano pochissimo, 15 secondi, quindi una gara sarà brevissima. Attenzione, la staccata su Bulega, signori, su Bulega, almeno il podio in questa prima gara. Sì, signori, e ci qualifichiamo alla seconda manche. Dietro, ovviamente, ci sono gli altri che sono rimasti. Si parte, signori, si parte subito. Prima la prima staccata, la staccata della curva 1, ovviamente ci buttano a terra perché è normale, no, che ci buttano a terra tutto rosso, non me lo sarei mai aspettato che mi buttava proprio lui fuori. Per attenzione signori, abbiamo fatto una mala deviazione allucinante, però non fa niente signori, riprendiamola con una staccata furibonda su Bulega. Attenzione, incredibile, abbiamo sorpassato pure il fratello di Valentino e ora siamo contro Valentino, sorpassiamolo, mamma mia, però lui di esperienza va all'esterno, ma noi ci mettiamo davanti signori, il principale è davanti signori. Occhio all'ultima curva che si infilano, ma noi abbiamo preso il distacco e vinciamo signori, vinciamo, accediamo dunque all'altra prova. Ok, continuiamo ragazzi, iniziamo, 3, 2, 1, via signori, partiamo in prima posizione, cerchiamo di non sbagliare la partenza. Rossi si mette subito dietro, ci marcano stretti. Attenzione signori, eccolo qua, concludiamo il primo giro in prima posizione, cerchiamo di prendere un po' di distacco. Il giro veloce però l'ha fatto il fratello di Valentino, che infatti mi è alle costole, ho solo un decimo da lui, però l'ho fatto in 8 secondi, in 7 secondi. Sì signori, vinciamo pure questa, incredibile. No, sono sempre due giri, ok, allora questa è sarà la penultima manche dove poi rimarremo in 4, ho capito, perfetto. Noi intanto andiamo subito al comando della corsa in prima posizione, ma attenzione perché qui Marini prova a insidiare la nostra posizione, ma noi rimaniamo sempre solidi e saldi ragazzi. Comunque ragazzi, non vi aspettate che sia facile, cioè per abituarsi al flat track ci vuole veramente tanto, perché come vi ho detto anche nel primo episodio, le fisiche sono molto diverse da quelle di MXGP. Intanto signori, andiamo a conquistare anche questa gara, incredibile. Via signori, si parte dopo delle manche perfette, cerchiamo di vincere anche questa signori. Sono 4 giri, 4 lunghi giri, quindi non si tratta solo di 2 giri ma di 4 giri dove ci sarà da soffrire, perché ci braccheranno come gli animali. Andiamo un po' larghi qui, però prendiamo già subito un po' di distacco. Signori, 15 secondi, qui abbiamo girato veramente veloci, li abbiamo presi il distacco. Tra l'altro ragazzi, continuate a seguire ovviamente le serie che ci sono nel nostro canale, soprattutto i video divertenti che usciranno, quindi non vi preoccupate perché usciranno anche quelli, ci vuole tanto per scriverli ragazzi, per programmarli, però comunque potete capire che quando escono sono veramente delle opere d'arte, non le definiamo così, perché ci impegniamo veramente tanto e la cosa ci fa molto molto piacere. Ora giriamo qui in questa curva, siamo a 2 secondi e 6 da Rossi, ultimo giro signori, mi sa che ci andiamo a prendere pure questa gara flat track signori, impegniamo sul traguardo signori, ce l'abbiamo noi, il principale c'è signori, e vinciamo signori, la conquistiamo in prima posizione, incredibile. Ho giocato le sfide, gli eventi reali di Valentino su questo profilo, vedete lì su questo profilo, e quindi praticamente ho guadagnato tutti questi GP, tutti questi VR points che possiamo utilizzare per comprarci tutte quello che vogliamo. Intanto ci fai i complimenti Valentino, è davvero stupido, è giù il cappello principale. Ah ok, prima di Sepang c'è il Misano Ring. Ok,
e drift. Ok, eccoci qua signori con la macchina da drift VR46, siamo pronti a partire. 5, 4, 3, 2, 1, via. Vediamo cosa riusciamo a fare signori. Andiamo subito alla prima curva. Signori ecco come si drifta. Ok, già 3000 punti, ho capito. Dobbiamo agitare la macchina. Oddio, ho sbattuto, aia. Aspettate, torniamo indietro. Andiamo indietro. Vicenda è qua ragazzi, per evitare di sbattere. Come non detto. Ok. Ok ragazzi, così buono. Non possiamo pretendere punteggi altissimi ragazzi, veramente è la prima volta che ci gioco seriamente col drift. Vediamo, continuiamo così. C'è ancora un minuto per fare concludere qualcosa di decente. Bello, bello così, bello così. Ok. Ragazzi, è un miracolo che non ce l'ha annullato. Oh, no, eravamo in controsenso. Peccato. I punteggi, ragazzi, sono veramente alti per noi. Dovremmo fare sinceramente un miracolo sportivo in una curva, però non ci riusciremo mai. 32.000 punti ragazzi. Ah vabbè ragazzi, non è andato tanto male, siamo arrivati settimi. Certo, Valentino ha fatto ovviamente più di sperimento, quasi 50.000 punti, però ragazzi non mi lamento, per la prima volta anzi abbiamo fatto un buon punteggio, quindi andiamo avanti. Va bene ragazzi, niente, quindi per questo secondo episodio è davvero tutto ragazzi, non voglio farlo venire lungo perché già se ne è andato tanto tempo per fare quello che era il flat track e il drift. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto, non vi preoccupate perché ora questi episodi di Valentino Rossi li registrerò uno dietro l'altro, quindi non vi preoccupate perché i video di Valentino Rossi non mancheranno. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di lasciare un like alla pagina Facebook, iscrivervi al canale, lasciate tanti like e commenti per consigliarci altre serie che possiamo fare, anche altre sfide sempre su Valentino Rossi che possiamo fare io e Maugio. Quindi per me è tutto dal cast e dal canale dei principali. Bella!